Buonasera, torniamo a parlare questa sera di diritti. È un tema di cui si parla molto in queste settimane perché c'è questa legge che diciamo è molto attesa da anni da questo paese. Chiaramente Arcigay spera che vada in porto, bisogna vedere come andrà in porto, no? Visto Sì. che ci sono continui cambiamenti o comunque ipotesi varie. Sì, esatto. Oltretutto si tratta di un disegno di legge che è semplicemente un primo passo verso l'uguaglianza, non è neppure un decreto, insomma una norma che garantirebbe la piena uguaglianza, che è invece quello che ovviamente le associazioni LGBT si auspicano, a cui auspicano. Però è comunque un primo passo e infatti ci stiamo mobilitando per fare un po' di pressione e appunto sabato 23 in tutta Italia ci sarà questa mobilitazione. Svegliati Italia e anche ad Arezzo faremo appunto sentire la voce di Arezzo e di anche le realtà vicine a noi per appunto chiedere semplicemente che siano riconosciuti dei diritti base e che siano riconosciuti soprattutto lo stato di fatto delle cose, delle coppie omosessuali che esistono, delle famiglie omosessuali con figli, quindi semplicemente un primo riconoscimento di quello che è la realtà.